Il fascino del fotografo, a parte gli atteggiamenti, la creatività e tutto, era anche questa incognita che gli altri, gli spettatori, i clienti, avevano su come era possibile utilizzare le attrezzature e come era possibile non fallire mai senza vedere l'immagine. Quindi per me l'impatto con il digitale all'inizio è stato, è stato duro, anche perché per me è stata l'imposizione di un cliente, quindi il digitale è nato a, a prescindere dalla mia volontà e l'adeguarsi eh, perché i clienti avevano la necessità di risparmiare anche sul materiale fotografico e tutto quanto, per me è stata traumatica perché la mia abilità nel fare la fotografia, a parte costruire il set con le luci, era utilizzare delle attrezzature... Strane, cioè quello che i fotografi commerciali di moda non utilizzavano. A partire da un banco ottico eh, di grandissimo formato, quindi si sta parlando di un 8-10, è un, è un 20x25 in Polaroid con delle tecniche particolari, utilizzando più che altro con l'esperienza venendo a sapere attraverso la manipolazione dei film e eh, dello sviluppo. Mi personalizzavo anche gli sviluppi, il mio laboratorio faceva i miei sviluppi. Adesso per fortuna in tutto il mondo tutti o quasi hanno la possibilità di avere un apparecchio fotografico che è il telefonino. E quindi l'uso del telefonino che si è diffuso in tutto il mondo crea eh, la possibilità a tutti di abituarsi di più al, alla bellezza dell'immagine, alla varietà dell'immagine. E come per l'arte, che dovrebbe essere a disposizione di tutti, non solamente di un'elite, anche la fotografia sta diventando un'arte pura. Sono molto contento di vedere l'impegno che tutte le persone mettono, a parte qualche selfie un po' stupido, eh, a fare delle fotografie a livello professionale, però come consiglio è che serve un'idea non serve un mezzo per fare la fotografia, serve un'idea da cui partire e creare un progetto. Quindi ai giovani che iniziano a fare fotografia professionale suggerisco di non distrarsi su cosa è la tecnica, su qual è il mezzo, sui nomi delle apparecchiature, ma concentrarsi sull'immagine, cioè sullo studio. Di quello che hanno fatto i fotografi, che sono famosi non a caso perché hanno creato qualche cosa di nuovo, e spingersi a fare qualche cosa di nuovo, non ad imitare, a copiare, ma a trovare se stessi dentro la creatività fotografica, a creare uno stile, a creare un'immagine che puoi dire: questa è mia anche se non l'hai mai vista, anche se nessuno ha mai affrontato un tema o un tipo di luce, un tipo di prospettiva, in fotografia ci sono infinite possibilità di creare, di creare quello che ti senti dentro, quello che ti viene da dentro in quel momento. Perché all'inizio può sembrare stupido e anche sbagliato, può sembrarti talmente strano perché non l'hai mai visto che non piaccia, non ti devi mai preoccupare che la foto che fai piaccia a qualcuno. La foto che fai devi piacere a te. Se piace veramente a te, gli altri in automatico riconosceranno il tuo stile e sarai apprezzato non per quello che hai tentato di fare, ma per quello che hai fatto. Per trovare lo stile bisogna osare, non devi avere il timore di far vedere il tuo punto di vista, è proprio il tuo punto di vista che fa il tuo stile. Quindi la ricerca è importantissima. Il fatto di studiare la storia della fotografia, il fatto di studiare che cosa hanno fatto prima di te, abitua l'occhio a vedere un'immagine. Ma l'immagine che te hai visto, le migliaia di immagini che hai studiato, servono solamente per allenare il cervello a quello che poi in realtà devi fare te personalmente. Io non ho mai fatto una scuola di fotografia, non ho mai partecipato a corsi o non ho avuto una formazione accademica. Io sono entrato in studio, ho iniziato a fotografare e da lì ho imparato come si fa, qual è giusto, cosa è sbagliato, eh, dagli errori si impara, quindi anche sbagliando riesci a capire qual è la differenza che devi dare ad un'angolazione della luce, a, un, a una ripresa, a un tipo di obiettivo, a un tipo di apparecchiatura. Quello che insegna a veramente nella fotografia, quello che ti dà la possibilità di distinguerti e di creare qualcosa di nuovo è scattare. Fotografare, mai fermarsi a fotografare. Io non ho mai smesso di fotografare e nel momento in cui non ho da fare niente faccio una foto. Nel momento in cui penso che non ci sia niente da fare e che non ho un impegno, non ho preso una. una non, ho, non, non ho dato una parola a qualcuno, non ho, non ho niente nel cervello. Sono libero nel cervello, è lì che mi viene eh, in mente che cosa fare. Nel momento in cui mi viene in mente che cosa fare, io impugno la mia macchina fotografica e anche se sono da solo in studio e sembra stupido perché magari non ho un soggetto, ma mi è venuto in mente un tipo di luce, io la faccio e la fotografo. Perché magari non serve in quel momento, ma servirà subito dopo. Però un fotografo deve avere un proprio stile, non esiste. Una fotografia senza stile e così il fotografo deve avere il proprio stile anche come persona, eh, non dico deve essere per forza un personaggio, ma deve vivere secondo il proprio stile e questa cosa che è molto personale si riflette poi nelle immagini che crei perché c'è sempre una parte di te, c'è sempre un qualche cosa che tu vuoi dire agli altri, che non è palese, che non è neanche eh, forse bello da dire, ma attraverso la tua immagine la gente la deve percepire. Anche perché questo non l'ho detto, ma è molto importante, che quando io faccio una fotografia qualsiasi, nel momento in cui è stata realizzata, l'ho vista, è già passata. Se non fosse così non avresti mai la creatività per fare la successiva staresti solamente a, a, a fare il piacione, cioè a, a godere, a fare dell'immagine che hai creato l'immagine più bella, ma in realtà l'immagine che crei è bellissima magari, ma non è l'immagine bella. L'immagine bella è quella che farai. E così, è all'infinito. Avrei un solo desiderio, nel momento in cui non ci sarò più, che venga scritto sulla tomba che ha lavorato tanto, ha creato tanto, ma si è divertito tanto. Perché questo mestiere, che non è un mestiere, ma è una passione, ti diverte. Ogni giorno è un divertimento, anche se hai l'angoscia. Del momento, se hai una responsabilità enorme di tutte le persone che stanno dietro e che ti guardano mentre monti il set o mentre stai lavorando, solamente la modella che ha il panico perché magari eh, in un momento le rivolgi la parola non molto tranquillo ma troppo concentrato. Ecco, quello è uno dei momenti che amo del mio mestiere perché sembra l'impegno massimo sembra che tu abbia una cosa che ti mette il panico addosso, ma in realtà ti stai divertendo in maniera incredibile, perché stai maneggiando un set, sei in quel momento il protagonista di una emozione, di un qualche cosa che si deve trasformare in immagine, ma in emozione, ed è un divertimento, è quello per cui io continuo ad alzarmi tutti i giorni eh, e a dire adesso cosa facciamo? Perché io nella vita non ho mai lavorato, mi sono sempre divertito.